amici, una bella domenica di sole qui a Roma, allo sto al 10 aprile 2022. C'è un po' di vento, speriamo di essere sotto vento. Gennaro Gelmini, Nibiru. Discorso, la preparazione, io volevo fare un discorso psicologico. Perché proprio noi umani siamo la civiltà sopra la terra? Il discorso lo voglio fare sulla farfalla messicana. Ho delle farfalle messicane in casa da 20 anni. Queste farfalle messicane, una poverina era caduta nell'acqua, l'ho presa con un dito, l'ho salvata e poi si metteva all'incontrario per finire lì. Allora l'ho girata e poi si metteva di nuovo all'incontrario. Era lo shock dell'annegamento e dopo non riusciva a rispondere come noi umani alla vita, ricredendo alla vita. Salvata, quindi la buona cosa, la buona sorte, il dire che bello, mi sono salvata, ringraziare i salvatori che in caso nostro sono in cielo e in terra e poter continuare la vita, essere felici perché c'è una rigenerazione in vita nuova. Ecco perché noi umani siamo quelli che abbiamo sviluppato sopra il mondo la nostra civiltà. Perché d'altronde bisogna avere amore per la vita, però amore per la vita non deve essere solo parole, ok? Ma nessuno, quando vi dicono abbiate amore per la vita, non è una bugia. Anche se ci sono tante avversità e quindi questo potrebbe trarre in inganno e potremmo essere portati a credere che l'amore per la vita sia una bugia perché la vita presenta troppi ostacoli, bisogna avere amore per la vita perché la vita lo vuole, la vita stessa vuole così. Quindi amore per la vita, e questo è molto importante perché nei momenti che trascorreremo chiaramente ci saranno queste situazioni che mi hanno detto tante volte di come trovare soluzioni. Certo, troveremo soluzioni, ma le soluzioni si trovano quando si cercano e quando si ha lo stimolo per trovarle, altrimenti non si trovano. Ecco perché amore per la vita. E Nibiru, naturalmente, col suo transito nel sistema solare, sappiamo il cosiddetto decimo pianeta del sistema solare, fatto sta che era stato declassato pure il pianeta Plutone, e finalmente periodo aprile-maggio verranno fuori tante realtà, quindi questa verità su Nibiru. E chiaramente Nibiru poi ancora amplicherà sulla Terra i suoi influssi, quindi di nuovo terremoti, eruzioni vulcaniche, anche onde anomale, tsunami, oltre le varie alluvioni che ci sono state, le siccità, tutto quanto. Un po' i capelli spettinati perché il vento è davvero tanto. Se lo sentite di meno, io spero tanto che non sentite vento perché ho cercato di mettere la videocamera sotto vento. E quindi questo aumento, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, onde anomale, tsunami, così, implicherà delle situazioni che l'umanità dovrà attraversare, delle difficoltà. Però quando si ha la vita, la si tiene stretta, perché alla vita ci teniamo, soprattutto che la vita ci possa dire, siate allegri, e ci possa dare allegria, e ci possa dare gioia, ci possa dare anche con la certezza di poter avere ciò che è bello avere, come mettersi in famiglia, come tante situazioni che la vita ci dona. E qui oggi, ecco, parliamo nuovamente del pianeta Nibiru.
E ho fatto l'esempio della farfalla, ecco, ci sono certo mondi con farfalle intelligenti, ma l'intelligenza è anche il saper proprio esprimersi in dono alla vita. La vita è un dono e quindi dobbiamo rispettare questo dono che ci è dato. E non è una cosa che dobbiamo, ma è un nostro, è il sentimento più grande. Perché nella vita ci saranno anche tante gioie. Stiamo avendo in tutto il mondo tanti dolori e ciò fa anche parte della vita. Ma tutto trascorre, l'unica cosa che rimane è l'amore. E quindi non dobbiamo mai disprezzare la vita, avere gioia per la vita. La gioia non è mai una bugia, no? Come l'amore, come tutte queste cose belle. Quando vi dicono abbiate amore per la vita, non vi dicono una bugia, anche se ci sono situazioni avverse. E perché bisogna avere amore per la vita. Altre cose, pensando ai mondi sotterranei, anche stanotte pensavo, certo, a volte i posti più belli nell'universo, ci sono anche questi regni sotterranei, questi mondi sotterranei, come potremmo chiamarli, perché poi sono regni Sambala, Agartha, ci sono 10 regni sotterranei sotto il pianeta Terra, più diversi in vari pianeti. E sono i luoghi più belli? Sì, perché lì c'è gioia, c'è pace, c'è amore e c'è anche le regine. Questi regni vengono governati da regine. E quindi regine e regine madre. Allora qual è la gioia? Avere la regina madre è come la seconda madre, è una grande gioia per noi. C'è luce, c'è calore, c'è acqua, c'è vita anche all'interno del pianeta Terra. Ed è come un mondo, come se fosse qua, vedete, e praticamente al posto del sole c'è il nucleo centrale, però si sta all'interno. Naturalmente cosa significa? Anche non avere quella problematica, se così possiamo dire, delle cadute meteoriche, delle cadute di meteoriti, perché si sta all'interno. La soluzione, appunto, stando all'interno non ci sono le cadute meteoriche. È così. Una giornata ventosa, quindi i capelli scompigliati. Speriamo che l'audio vada bene, alcune parti vedremo sperando che l'audio vada bene. Gennaro Gelmini al 10 di aprile 2022. Le farfalle messicane di casa mia. Una e qui l'altra. We'll be right back.